Tre goleador nuovi di zecca danno la prima vittoria del campionato nella prima trasferta a Rignano sull'Arno alla giovanissima massese di Zanetti, che schiera in avvio ben 6 under 20, riscattando immediatamente il mezzo passo falso della prima. Il mister biancoverde Guarducci doveva rinunciare a Renieri. Leo, non al meglio, si accomodava in panchina assieme a Murras. Gli apuani erano per l'ultima volta senza gli squalificati Sgambato e Frugoli e l'infortunato Capotos. Papini e Del Nero, non al meglio, si accomodavano in panchina, dove sedeva il recuperato Buselli. In campo dal primo minuto Benedetti e Lorenzini. Giornata asciutta nonostante le pessime previsioni meteo. La Massese parte benissimo e dopo un reiterato tentativo in area di Amico respinto ed un'occasione in girata di Taddeucci su cross da destra di Benedetti al sesto, al nono la Massese passa in vantaggio. Remorini lancia stupendamente nella metà campo avversaria Amico, che salta in anticipo Meucci e trafigge Burzagli in uscita. La Massese gioca con autorità. Al sedicesimo Remorini premia l'ottimo taglio di Benedetti, che in girata in area non inquadra lo specchio. Al ventesimo le parti si invertono, ma Remorini si vede respinto di piede il destro piazzato. Dall'angolo conseguente, battuto da Lorenzini a destra, l'incornata di Taddeucci sorvola di poco la trasversale. La Massese non disdegna il pressing alto e dal ventitreesimo, proprio sull'attacco ad un impacciato Lorenzo Privitera, ruba palla a Benedetti, che sceglie il corridoio giusto e di piatto sinistro supera rasoterra sulla sua destra Burzagli per lo 0-2. I valdarnesi reagiscono e con il loro uomo migliore accorciano le distanze al 28esimo. Montaguti serve in mezzo poco dentro l'area il liberissimo Pagnotta, che gira di destro al volo alle spalle di Barsottini. Al 32esimo Taddeucci, lanciato da Remorini, ritarda la conclusione da sottomisura e Burzagli lo chiude in angolo. Tre minuti dopo è Remorini ad avere la palla buona al dischetto, ma come a Piacenza spreca. Al 42esimo degli Innocenti, su punizione di destro a Manca, manda la sfera a sfiorare la traversa sul palo lontano. Alla ripresa Massese con gli stessi effettivi del primo tempo. Al secondo un destro da fuori di Spinosa, sorvola di poco la traversa. Ed un giro di lancette dopo, Mattia Privitera non spaventa Barsottini dalla media distanza. Al quarto Pagnotta mette dentro, ma secondo l'assistente Caviano di Bologna era in offside e la rete viene annullata. Al quinto Svarione a centrocampo dei bianconeri. Castiglione, partito in posizione molto dubbia, viene disinnescato dalla pronta uscita di Barsottini. Al settimo incredibile svista arbitrale su di una evidentissima spinta in area ai danni di Taddeucci. Al tredicesimo su cross da tre quarti sinistra di Lorenzini, Amico da buonissima posizione, calcia debole e centrale. È il preludio al tris bianconero che arriva al quattordicesimo. Triangolo dal corner Lorenzini-Remorini, cross di quest'ultimo dal fondo in area e deviazione acrobatica in rete di Fenati sul palo lontano. Al 37esimo Spinosa, al culmine di una grande azione in velocità, mette in area da sinistra per Remorini, che calcia di piatto destro a girare troppo centrale. Al 44esimo Raimo stende ingenuamente in area Pagnotta. È rigore e lo stesso capocannoniere biancoverde si incarica di trasformarlo, spiazzando Barsottini e siglando la sua terza rete personale in due gare. Ma è il 45esimo. Solo il tempo per l'espulsione di mister Guarducci e dopo 6 minuti di recupero il fischio finale. Domenica a Savona con la capolista, il primo spartiacque della stagione per i bianconeri di Cristiano Zanetti.